bloccato poco lontano. Lasciamo la cronaca, sfilata di campioni di ieri e di oggi per il premio Extra per lo Sport. Barbieri. C'era il gota del mondo sportivo nazionale questa mattina in Palazzo Comunale a Prato per la premiazione della seconda edizione del premio giornalistico Extra per lo Sport, raccontare le buone notizie, promosso da Extra in collaborazione con Ussi e SG Plus Ghiretti e Partners, a cui hanno partecipato ben 140 giornalisti con storie di solidarietà, di integrazione e di sacrificio, con un solo denominatore comune, lo sport. Tra i campioni in prima fila Giancarlo Antonioni, club manager della Fiorentina, Matteo Betti, campione paralimpico di scherma, Maurizia Cacciatori, storica capitana della nazionale di pallavolo e Gabriele Detti, campione olimpico e mondiale di nuoto. Ad aprire la cerimonia di premiazione, ospitata nella sala consiliare del comune, è stato Francesco Macri, presidente di Extra. Lo sport è un fatto sociale enorme, è un'agenzia educativa che deve essere ancora più sostenuta, è un'azienda del territorio, una multiutility pubblica, non può che declinare la nostra responsabilità appunto sociale, sostenendo i giovani, gli sport, soprattutto quelli minori, quelli che hanno meno i riflettori puntati. Tra i premi speciali assegnati dalla giuria alla carriera a Gianni Minà, giornalista, documentarista e scrittore, donna di sport ad Emanuela Audisio, giornalista della Repubblica, e premio Re Daelli a Giovanni Marucci, praticante della scuola di giornalismo Walter Tobagi di Milano. L'azienda non vive di questo, un'azienda vive di altre cose. Fare una scelta di questo genere penso che dimostri quanto Extra SPA tenga, diciamo, ad avere un ruolo e anche una visione su quello che succede oggi, che gli succede intorno, che succede ai propri clienti, diciamo in qualche maniera una fotografia, uno scatto su una realtà che è in cambiamento. Il premio Carta Stampata Nazionale è stato vinto da Emanuela Zuccalà. Per la carta stampata locale Stefano Rispoli, web e blog nazionale Giampaolo Visetti, web e blog locale Luca Boldrini, televisione e radio nazionale Daniele Morgera, televisione e radio locale Matteo Borsi. Parliamo di lavoro, di occupazione.